Alessio Clementoni, che nel campionato di Spinea, no, Alessio Clementoni, che poi abbiamo la rossa che nella 5.000 punti ha fatto il terzo posto, ma eccoli qua con subito l'atleta di Priolo, Gargallo a prendere la posizione, all'esterno Bossi. Suona la campana dei meno 16, partiti subito ad un buon ritmo, bisogna riuscire a tenere le posizioni, siamo in doppia fila sulla corsia esterna, bisogna uscire, andare a riprendere subito la corsia, altrimenti si fa più strada. Ecco la prima eliminazione, 198 eliminato dall'esterno l'atleta della Padernese Gabriele Baglietta, che va a prendere la prima posizione. Di Dio Trebastoni con il 9,70, Riccardo Bossi. Giuseppe Bramante in quarta posizione, gli uomini migliori nelle prime posizioni, dietro c'è Bagnarra. 2,85, vedete come dietro c'è Volata ogni due giri, mentre i migliori sono lì a coprirsi in seconda, terza, quarta posizione. Ci sono i migliori che poi dovranno disputare la finale. Attenzione, altra eliminazione, quindi ora la gara la possiamo seguire maggiormente nella parte dietro. Eccoli, siamo lì al fondo, vediamo chi lancia, vediamo chi rimane un po' staccato, e 399 deve lasciare la pista. Ancora Paderno Dada in prima posizione, fa andatura con Didio Trebastoni in seconda, Bossi in terza. Bramante, Bodi, Amaranto e Nero, dei atleti nelle prime posizioni, tranquilli, poco più di un'andatura di riscaldamento per chi ha già la posizione, mentre in fondo è Bagarra, 151, abbandona, deve abbandonare, 51, siamo già ai meno 8, altra campana, e l'atleta di Spinea, Davide Menegaldo, insieme al compagno di squadra vanno a fare un po' di forze in avanti, ma viene Bramante, Di Dio, che vanno a riprendere la posizione con Manera, Bossi. 164 eliminato, in quarta posizione Clementoni, campana di meno 6, si guardano, ora è la rosa che prende la posizione, i due atleti siciliani in prima posizione, la rosa è Bramante. Numero 38, un altro atleta leggermente attardato, suona la campana, aumenta l'andatura con la rosa, ora Fasolo, Scalfenigo, Bossi rimane un po' esterno, rosa Bramante, Manera, Fasolo che tiene la prima posizione e controlla, c'è un atleta staccato, l'atleta del Trebaseleghe, lo vediamo nella parte opposta, il 129 129 eliminato, mentre la gara continua, siamo all'ultima eliminazione, siamo a meno 2, campana, meno 2 campana, comincia a far fatica da dietro, vediamo, si lanciano gli atleti,
e l'ultima eliminazione con Leopoldo La Rosa, che sta facendo una bella andatura, si è messo avanti, sono quattro giri che avanti, l'ultimo eliminato, numero 52 che lascia, e ancora La Rosa, bel passo di La Rosa, atleta giovane che ha fatto veramente un bel forza, e ora Bramante che va a chiudere con facilità questa atleta, gli altri che comporranno la finale a 20. Ma poi adesso Bosco, Fioretti, Emanuele Balini, subito andatura molto elevata, primo giro, bello, bello questo fruscio, questo vento sotto questo sole di San Miniato, e la velocità che si alza con la maggiore, la categoria maggiore, un po' di fatica per gli junior, eccoli qua, la categoria seniores e juniores che si vanno a giocare 10 posti per questa gara ad eliminazione. È la prima eliminazione in corso, vediamo un atleta staccato. Seguilo benissimo, seguilo! 287 e si comincia ad andare con Lorenzo Bosco, che è avanti dal primo giro a tirare, lo lasciano stare lì avanti, vediamo, ed ecco con il 18 atleta juniores Ardit, e ora in seconda posizione Manuel Ghiotto ed è Fabio Francolini, grande fondista numero 270, 377 eliminato, Fabio Francolini, Ghiotto dall'esterno con il 6-5-4, Roberto Maiorca, atleta siracusano, ora con i nuovi modi del Priolo Città di Gargallo. Bravo. 224 e ancora Maiorca, ...626 ha morito. Vai Andrea, chiaramente a Priolo, pista di Priolo, anche questa pista è stata ristrutturata, riverniciata pochi giorni fa, ci hanno fatto il campionato regionale, parlando con gli allenatori, una pista che sta dando ottimi risultati. Vediamo l'eliminazione, 395 eliminato, come vi dicevo pista da 175 metri a Priolo, verniciata di recente con eliminazione, prossimo giro. E parlando appunto con l'allenatore di Siracusa, stanno lavorando molto bene, anche se una pista leggermente più corta di questa di San Miniato, ma con la ristrutturazione stanno lavorando molto. Ma attenzione, eliminazione in corso, 9-9-3, deve abbandonare, ora è Fioretti, pattinatore in mare e mani, figlio d'arte, è in prima posizione a tirare quando suona ancora la campana, e di nuovo dall'interno ai meno 6 ritorna Francolini, Ardit Mullai da fuori, rientra, controlla, prende la prima posizione, l'altro junior Ghiotto in quarta, 973 deve fare il percorso, e ora 6-26 Maiorca, ora in seconda posizione con il 159 Matteo Casadei, ancora da fuori Fioretti,
siamo all'eliminazione di meno 3, eliminazione di meno 3. Oh, una tutta, una tutta. 295 eliminato, ragazzi, ultima eliminazione. Ultima eliminazione. Ancora Fioretti, Maiorca, Francolini, Casadei, Mullai, Ghiotto. Ultima eliminazione, ci siamo! Vediamo chi è l'ultimo a tagliare il traguardo. Fa ancora, ritorna in penultima posizione. Buona! 59 eliminato, ultimo giro, Casadei con il... Eccoli che arrivano, Fabio Francolini, Casadei e Solli, tutti quanti insieme, Luca Zani, bella la prova anche dell'atleta, ma tranquilli, dai, eccoli qua, partiti, a meno 32 la campana, 18 giri, chiamiamoli così, giri a vuoto, ma non lo saranno sicuramente, eccoli qua, partiti con... Giuseppe Bramante che è stato subito avvicendato con in prima posizione 9-6 Manuel Ghiotto fanno il loro capolino avanti, vediamo come rispondono gli atleti della categoria Junior maschi e ora ecco Ardit, un altro junior, campioni italiani junior che si vanno a conquistare le prime posizioni in queste prime fasi di studio dove tutti lasciano fare tutto. E ce l'hanno loro, ma non so. Chiamiamolo. Sì, vabbè, un all'esterno con il body celeste azzurro ricordiamo Fabio Francolini, uno tra i nostri atleti azzurri più titolati, e vorrei ricordarvi che sono 7-8 anni che è nel ghiaccio, quindi tutti quei titoli di cui parlavamo ormai sono veramente passati vari anni dove lui si sta dedicando maggiormente alla specialità del ghiaccio e dove ha vinto anche belle gare. Eccoli qua con il 188 va a prendere la prima posizione Emanuele Balini. Si entra, c'è posto, la posizione si vuole prendere, nessuno. La 3-6-5 ammonito in terza posizione e Daniele Di Dio tre bastoni, anche lui un atleta generosissimo, un atleta che tanti anni sulle piste, atleti che continuano a fare attività e naturalmente portando avanti il lavoro, le 8 ore abbondanti di lavoro e poi al termine del lavoro si va a fare allenamento. Fabio Francolini, Bramante, Ardit, speriamo nulla di grave, Francolini, Bramante, Mullai, Ghiotto, dovrebbe essere 83 Ghiotto, seconda posizione per Leopoldo La Rosa, Francolini Bramante,
Madera. L'atleta della Bellusco con il 970. Riccardo Bossi salta un'eliminazione a meno 30 la campana, meno 30 la campana, 29 eliminazione, Ghiotto, La Rosa, Francolini, Bramante. Ora il 654 va a prendere la quarta posizione, si tratta di Roberto Maiorca, Priolo Gargallo, gli atleti che hanno fatto una nuova società, atleti che provengono tutti dall'Olimpiade Siracusa, e ora su Priolo un gruppo di atleti con, li vedete, con il body. Con il body azzurro, verde, stanno iniziando un nuovo percorso su questa società Priolo, città natale del nostro Patrizio Triberio, campione del mondo, grande atleta Patrizio Triberio, campione mondiale dei 500 sprint. Ed ora Fioretti, Fioretti con il 626 va a prendere la prima posizione, Michael Fioretti, Bramante, Manera, Bossi, Clementoni. C'è un po' di nonnismo all'interno del gruppo, ma è giusto che non abbiano timore più giovani, con il rispetto ma con la determinazione, perché bisogna entrare in quel gruppo in modo determinato e forte. Ed ecco Ghiotto che va a tenere la prima posizione. Numero 14, 14 eliminato. Campana, sempre Manuel Ghiotto, seconda fila con Ardit Bollai, Francolini, seconda fila Ghiotto e ora Fioretti di nuovo avanti. 84. Michael Fioretti, Ghiotto, Bramante a prendere la posizione, Bossi, Bossi in seconda, Manera quarta posizione, 188 eliminato, 188, si lotta dietro, dietro ci sono gli junior. Stato lì, mentre Manuel Ghiotto, generoso, sta in prima posizione a tirare, se no lo disturbano, riesce a mantenere quella posizione e lo lasciano stare perché l'andatura è buona, dietro si fatica per saltare l'eliminazione. 69, 69 l'atleta di Spinea, Elia Marchese, campana di meno 22. Andiamo, andiamo, andiamo.
Ora controlliamo la coda, è volata, attenzione, attenzione a quello che riescono a fare. Ardit fuori, Ghiotto al centro. 2-0-3 eliminato. È stato un attimo, ci riprova Manuel Ghiotto ad andare avanti per non rischiare, meglio tirare, fare un po' di fatica al comando. Tanto lo lasciano tirare, bravo Manuel. Eliminazione 212, sono ancora Junior mentre Manuel Ghiotto in prima posizione. Ora attenzione alla coda, prossimo giro eliminazione, sempre Ghiotto con Fioretti, Bossi, Bramante, Francolini, Manera, numero 18 eliminato, Ardit. Via in seconda fila, ci trovano all'esterno, suona la campana, ancora coperto con traiettorie alte, con il 43 Clementoni, ancora Junior, ancora Ghiotto, Atleti Junior in gara, La Rosa che rimane là e vediamo ora. 43 eliminato, se non sbaglio Ghiotto e La Rosa sono i due atleti juniores rimasti ancora in gara, e Zani, ok, Ghiotto, La Rosa e Zani. 96 eliminato. E quindi adesso La Rosa e Zani cominciano a far fatica. Fioretti va avanti e va a tirare. Bella uscita di curva, mantiene il ritmo Fioretti. Si staccano un pochettino, vediamo da dietro che succede, vediamo se c'è un recupero. Numero 8 eliminato. Bella, vai Rezzani, e ora c'è solo Leopoldo La Rosa, Junior del gruppo dei senior. Ancora Fioretti, lo lasciano tirare, Bossi va a prendere il comando, Maiorca, vediamo che decide di fare, Manera, Leopoldo, Francolini fuori, eliminazione, 6-2-6, l'applauso a Fioretti, più di 10 giri in pista, bravo, attenzione, cominciamo ad essere ai meno 8 ora con l'atleta 1-5-9 al comando, Matteo Casadei, ma Bossi, facile, ritorna al comando Bossi, attenzione, volata, 5-9-5 eliminato, si tratta di Elia Fasolo. Leopoldo La Rosa, l'applauso allo Junior rimasto in gara, Leopoldo La Rosa. Dai casa, dai! C'è ancora eliminazione ai meno 5, rimangono in 4 all'ultimo giro, si stacca Casadei e ancora La Rosa avanti,
prossimo giro ancora eliminazione. No, la campana di meno 4, scusate. 159 eliminato, ancora Leopoldo La Rosa, lo lasciano stare. Campana. Vinti Sali è penultimo in quarta posizione, La Rosa, Maiorca, Manera, Francolini, Bossi. 6-5-4 ancora eliminazione. Roberto Maiorca eliminato, altre due eliminazioni. Eliminazione in corso, eliminazione, eliminazione. 2-0-5 eliminato, il numero Bossi, poi Bossi, l'ultimo che era rimasto. Attenzione,